Amore, ah, Benny, stai parcheggiando? Perfetto, io sono già a casa, allora ti aspetto qui in un minuto. Benissimo, ciao amore, ciao ciao. Luana, sì, ciao, sono io. Bene, ma non benissimo. Ascolta, dobbiamo parlare. Allora, ho riflettuto molto a lungo e purtroppo per me è fondamentale essere una persona fedele. Sì, sono innamorato della mia donna e ho deciso che voglio continuare a stare con lei. Quindi cerca di capirlo, non chiamarmi mai più e non venire a cercarmi, d'accordo? Sì, lo so, hai ragione. Purtroppo queste sono cose che succedono all'improvviso. Quindi good luck e keep going, d'accordo? A mai più. Bene, mi sembra che l'abbia presa proprio nel verso giusto, ma io spengerò il telefono per sicurezza. Oh, amore! Finalmente. Che faccia! Ha la faccia della crisi! Vogliono partire tutti! America, Asia, Indonesia, dappertutto vogliono andare! Un traffico bestiale e una signora, una vecchia, mi ha tagliato la strada e mi ha ricoperta di insulti. Ah, tremendo. Ma io non lo so, la amore, ma tu non ti devi preoccupare più di niente, lo sai perché? Perché sei con il tuo fantastico uomo nel tuo meraviglioso nido d'amore. Le cose non potrebbero andare meglio di così. E quindi ancora una volta cercavano di fregarmi, ma come al solito ho avuto la meglio io. Ah, yeah, bravo amore, facciamo prendere. Grazie, lo so. Ma chi è a quest'ora, scusa? Aspetti qualcuno? No, io no. Te? Io? No, ma io assolutamente no. Ma stai scherzando? Ma da pazzi a quest'ora? Amore, ma non aprire, scusa. Ma cosa ti importa? Sarà sicuramente una scocciatura, no? Non c'è nessuno. Non c'è... No, aspetta, scusa. Chi è? Non aprire assolutamente. Avvocato, sono Max. Ah, è Max. Max. Ciao. Max. Come va? Ciao, Max. Tutto bene? Ah, sì, molto bene, grazie. Bene. Che piacere vederti. Grazie. Allora praticamente era il giro per la città, al freddo, al gelo. No. Sì, poi mi era preso anche un po' di fame, no. Un po' di sete. No. Sì. Ah. E quindi sono venuto a trovarvi. Hai fatto proprio bene, bravo! Sì. Guarda, hai fatto proprio la cosa giusta. Beh. Ma quindi a cosa dobbiamo l'onore di questa visita inaspettata? Ma niente, praticamente ho avuto un diverbio con gli altri due e mi hanno buttato fuori di casa. Ah. Sì. E io ho pensato a voi! Bravissimo! Ah. Sei venuto nel posto giusto! Grazie! Sei stato gentilissimo, direi. Ascolta un attimo, perdonami, eravamo in argomento. Sì. Ti andrebbe di finire di parlare di quel mobiletto di cui ti stavo dicendo, no? Quello che è rimasto un po' basculante. Sì, basculante, quello lì. Scusami, Prego. Vieni, finiamo di parlarne. Ma quello pieno di cose, quelle cose che riempiono. Ma mangia qualcosa! Perché vanno buttate fuori. Amore, ma quale mobiletto? Allora, fatti chiari e amicizia lunga. Va bene, gli possiamo anche dar qualcosa da mangiare e da bere, ma poi lo rispediamo a mittente con un bel calcio nel culo. Vuoi spedirlo al freddo, al gelo? Ti ha appena detto che l'hanno buttato fuori di casa. Ma appunto, se l'hanno buttato fuori di casa anche Chris e Joy, vuol dire che avranno avuto un valido motivo. E tu pensi che me lo debba ciucciare in casa proprio io? Eh no, ti sbagli di grosso. Io proprio non ti riconosco più. Quando ti ho conosciuto, volevi difendere i più deboli con la legge. E ora vuoi mandare fuori di casa questo povero ragazzo. Sì, ho capito, va bene, erano illusioni di gioventù, d'accordo. Ma io non sono Robin Hood, mi spiace. Allora, ascoltami bene. Pronto, Chris? Eh?
No, l'avvocato non c'è, è via con la sua ragazza. Ah, voleva parlare proprio con lei? Vabbè. Mi scusi, ma lei chi è? Ah, Luana, la dottoressa, quella... Ah, ho capito. Va bene, glielo dico, va bene. Arrivederci. Scusa Max, ma c'era un basculio costante. Max, senti, mi dispiace, però purtroppo stanotte siamo proprio messi male. Domattina ci dobbiamo alzare presto e... Ah sì, eh? Sì, purtroppo sì. E quindi ti volevo dire, per quanto riguarda il mangiare o il bere, sì, si può fare, ma per il dormire... Mi spiace, ma non se ne fa niente. Ah, ok. Comunque io conosco dei preti e delle suore qui in zona che sono disposti a ospitare anche quelli come te, senza fissa dimora. Senti, io ho venuta una telefonata, ti cercavano dalla Lucania. Dalla Lucania. Dalla Lucania? Sì, amore, è possibile, è una cosa molto possibile. Sai che cosa? Mi iniziano a pizzicare improvvisamente le mani. Perché non mi vai a prendere l'antistaminico? Dovrei averlo lasciato sul comodino vicino alle pillole per dormire. Vabbè. Grazie, amore, ti adoro. Maledetto, che gioco stai giocando? Chi era il telefono? Era Luana. E che voleva? Volevo parlare con la tua ragazza, e richiamerà. Maledetta, tu che vuoi da me? Che te ne importa? Io non voglio niente. Io voglio rimanere a dormire qui e mi allunghi anche 50, ma... Facciamo 100 euro. Certo, come no. E tu pensi che io sia così ricattabile? Un erbivo... Ecco qui. Non c'era, non lo trovavo, era in bagno. Ma devo essermi sbagliato. Vabbè, insomma, questa Lucania... A proposito di questa Lucania... Niente, Lucania ha tutto risolto. Max è stato veramente gentilissimo. Amore, senti, devo dirti una cosa. Ho cambiato idea e ho pensato che per questa notte Max può fermarsi a dormire tranquillamente qui. Lo so, ma sai come sono io. Le cose? Cambio idea. Poi come si dice? La coerenza è la virtù degli imbecilli, non è così? E facciamo un brindisi, Beppe Ghinazzi! Erbi Volazzi. Allora, grazie davvero dell'ospitalità, Max, ma figurati, non c'è nessun problema, è un piacere. Ascolta. Io so che il Carmi ogni tanto fa così il galletto con qualche donna. Quindi se tu sai qualcosa, me lo vieni a dire. È chiaro? Scusami tanto, ma io non riesco a capire che cosa vuoi dire. Ripeto il concetto. Se tu vedi, senti o rigli, spii qualunque cosa, me lo vieni a dire subito. Hai capito? Sì, però guarda, io sono un ex giovane marmotta e questo va contro i miei principi. Io non posso fare la spia. Veramente 200? Benissimo, grazie. Sarò le tue orecchie e i tuoi occhi, ok? Buonanotte, Max! Buonanotte! Wow, guarda qui che seratina, ho fatto 300 euro! Io da questa casa non vado più via! Luana? Sono Carlo! Lo so, fammi parlare, aspetta. Ho una notizia fantastica per te. Torniamo insieme. Lo so, va bene. Ieri purtroppo ho avuto un mancamento. Mi girava molto la testa e ne hai fatto tu le spese. Però è tutto risolto, continuiamo a stare insieme. Possiamo vederci quando vuoi. Però non cercarmi più, mi raccomando. Ti cerco io già da domani. Perché senza il tuo calore, cara dottoressa, io... Non ci posso più stare, sono pieno di sintomi, mi sento malissimo, dobbiamo fissare una visita urgente. Mi raccomando domani allora, camice verde da sala operatoria, il malato è gravissimo, ci siamo capiti? Va bene, a domani, ciao, baci, buonanotte, ciao. Cos'è questa colazioncina marcia? Io da oggi voglio le paste fresche, voglio una torta di verdure, esigo lo yogurt, esigo dei succhi di frutta, voglio anche delle uova e del bacon e per finire voglio anche una centrifuga di verdure se non vuoi che io parli, caro il mio Raffi Gualazzi! Per tua norma in regola, io sono l'avvocato Carlo Alberto Erbi Volazzi, fuori da casa mia! Oh!
Guarda, io spiffero tutto, io parlo, hai capito? E non scordarti questi stracci pieni di sporcizia. Non tornare mai più. Carlo, eccomi. Scusa, ma è stata una mattinata, come dire, piena di imprevisti. Hai buttato Max fuori da casa tua? Sì, ma purtroppo sono stato costretto, Hai fatto benissimo, se non mi chiamava mamma col cavolo ve lo riprendevo indietro. Lo so, lascia perdere, ci è mancato poco che mi rovinasse la vita con la storia della dottoressa, la Luana. Ancora? Ma hai risolto? Sì, sì, tutto risolto. Ah, finalmente l'hai mollata. Che mollata? Stiamo ancora insieme, tutto come prima, alla grande. Fai schifo, povera Benny. Lo so, ascolta, io ci ho anche provato a fare l'uomo fedele, ma sono state le 12 ore più brutte di tutta la mia vita. Io poi non ho capito che mai ti farà sta Luana. Lo vuoi proprio sapere? Ma non vi fate male. Ma... Come mi fate con... Ma pure sul Ferrari.